secondo voi lo faranno questo governo? Ah, non mi interessa. Giovanni, vuoi rispondere? A lo faranno questo governo secondo lei? No, non mi interessa. Perché? È un governo falloso. Falloso nel senso, che possono fare due da manere? Di Maio e Salvini sono... Certo, non lo vedo io sto governo. E quindi si torna al voto? Secondo lei bisognerebbe tornare al voto? Sì, dovrebbe tornare la legge elettorale. Certo, prima bisogna cambiare qualcosa e poi ritornare al voto. Senti, per quanto riguarda questa giunta regionale, 4 anni, tra poco si andrà a votare. Non la seguo. Come sta amministrando? Non la seguo. Avete votato, sì. Veramente no. Non avete votato? Non vai a voto. Dove siete? Per protesta pure? Per protesta, certo. Io sono di sinistra e non via perché non si maradavano. Là ci non ci vorresti. E quindi ha rifiutato di andare a... Certo, così imparano. Che votare a nessuno, perché fanno i fatti suoi, non è che poi pensano... Quando governano per bene l'Italia... Si va a votare. Insomma, non è che si possono far rasire tutti questi milioni cristiani che pero, insomma. O no? Quindi un po' d'accordo con Salvini allora? Sì, su certi lati sì. Ma secondo lei il problema in Italia sono gli immigrati? No, non sono solo. Sono gli immigrati. Tutti gli immigrati. Ma vedete che si sente parlare alla televisione, non c'è più sicurezza, tutti sti rapini, sti vecchiarette che ammazzano i bastonati. Il 90% sono tutti gente emigrati che non hanno da perdere, almeno io penso che sono quelli, insomma, ci vuole un pugno di duro, o meno. Insomma, se uno viene condannato a 10 anni, a fare 10 anni, recidere, raffavi, o no, è così, io penso che è così. A girare dietro, o cane si muzzica la cura. Devono prendere provvedimenti per bene. Ci vuole, la sera non si può uscire, si sente sempre. Ci vuole un pugno d'oro quando vanno a fare la legge. E fare questa legge, ecco, siccome la legge non gli conviene a nessuno farla, perché fanno quelli che non hanno risultato ora, qui li ripescono per comunque, voti. Fa questo governo tra Salvini e Di Maio, ma io vorrei che lo fanno, sapete perché? Per vedere se riescono a bloccare la situazione che ha detto prima. Provvisorio, perché per fare la legge elettorale hanno detto si mettono d'accordo e qualche altra cosa, dopodiché le votazioni speriamo che lo facciano, però non li vedo tanti, perché chi vuole un cittadinanza, sì. Tutto quello che ha la ritassa, tutte e due cose si vanno a fare, voi pensate, ma loro non sono soldi, ma fanno nemmeno. Poi dicono i soldi dove sono, non ci sono. Va bene, grazie. Okay. Grazie. Lo faranno questo governo Salvini e Di Maio? Io vi ringrazio, come l'altra sera l'ho portato su canale 15. Zoom. Tutto l'ho portato, ok. Dico. Secondo voi lo faranno questo governo tra Salvini e Di Maio? Lei è d'accordo? Ma d'accordo relativamente, perché di questo stavo parlando, di certe leggi, certe circolari che hanno fatto proprio da ridere. Speriamo che lo fanno e mi risolvi le questioni che sono necessarie. Secondo lei è meglio tornare al voto? Non ho votato io e non voterò più, da 20 anni che non voto. Come mai non voto? Per questo non voto. Per protesta, che vado a fare? Tutta una massa di ladri. Ma pensate che questi di 5 Stelle stanno promettendo mare e monte. Dove prendono i soldi? Dove li prenderanno? Facendo il vitalizio e lo stipendio. Dove li prenderanno? Io chiedono, sono 100 miliardi dopo. Io sono dicendo praticamente la legge vuoti, ci non ti va, 5 Stelle. 5 Stelle, non ci sono alternative.